Ringraziamo Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità regionale e di tutti i suoi membri. Intercederò per noi Maria, Vergine Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo insieme e diciamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra regione lombarda, perché è fedele alla sua tradizione cristiana, per l'intercessione di Maria e l'aiuto di Sant'Ambrogio, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nel nostro Paese e nella comunità europea, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la società civile, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia tra tutti i cittadini, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore e padre, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che in Regione Lombardia hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori e forze dell'ordine, perché, sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo edificio, i progettisti, i tecnici e le maestranze, perché insieme alle proprie famiglie possano rallegrarsi per il frutto del loro lavoro, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito in Regione Lombardia e ora dormono il sonno della pace, e per i caduti nella difesa del bene comune, il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, oh Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma il tessuto umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra regione, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli che ti presentano questa effigie della Beata Vergine, perché confortati dalla sua protezione imprimono nel cuore l'immagine che contemplano. Dona loro una fede indefettibile, una saggia speranza, una carità sollecita e una umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione nel benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché è giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ricordo, Santissima Vergine Maria, che non si è mai detto che qualcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato da te abbandonato. Animato da tale fiducia, a te corro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, davanti a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta benevola e ti esaudisci.